Saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Barcellona e Benfica. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Stegen difenderà i pali. Piquet, Mascherano, Daniel Alves, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suarez. Concentrati e la partita ha inizio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Salvio. Mascherano. Piquet. Daniel Alves. Iniesta. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova il cambio di gioco. Luis Suarez, di forza. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ecco Luis Suarez. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Non è riuscito a tenerla bassa. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Iniesta cerca di pescare il compagno là davanti. Luis Suarez. Luis Suarez! Ci prova di nuovo. Va a colpire di testa. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Sceglie di battere colpo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Occhio alla conclusione. E c'è il gol del Barcellona. Messi è stato bravissimo, ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità, non è sempre facile. Benfica.
blocca, comincia malissimo la gara. Gaetan lotta, perde l'equilibrio, prova la giocata nello spazio, da lì può segnare. Occasione, Messi prova il cross in aria, cross troppo lungo per tutti. Busquets, fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Attenzione al tiro. Tocco morbido. Prova un pallone a scavalcare. Che botta! Palla alta, anche se davvero di poco. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Mascherano. Bella palla ad allargare il gioco. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Pallone morbido verso la fascia. C'è il tiro. Perfetta la parata. E qui il portiere ha tirato giù la sala cinese. Cercherà di metterla in mezzo. Gaetan sceglie tocco corto. Appoggia il pallone largo con eleganza. Ecco che fa il tiro! Ce l'hanno fatta! Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Passaggio in avanti. La mette sulla fascia. Bella apertura. Rakitic. Prova a saltare il centrocampo. Jardel. C'è un bel pallone in avanti. Se ne va. C'è il retropassaggio. Busquets! Palla veramente fuori di un soffio. Jardel. È davvero una bella serie di passaggi questa. Jardel con il lancio sulla fascia. Jordi Alba cerca la profondità. Iniesta. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è Messi.
Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Neymar. Iniesta. Daniel Alves. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla in profondità sulla fascia. Prova la giocata nello spazio. Piqué era ben posizionato e intercettato il pallone. Prova il filtrante. C'è la palla lunga in avanti. Pallone morbido verso la fascia. Sogno! La spinge avanti. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Ed ecco che comincia il secondo tempo. Luisao. Luis Suarez, e conquista la palla, cerca spazio, cerca lo spunto, cross tagliato al centro dell'area. Non poteva fare molto altro. Piqué. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca la profondità, sulla fascia. Busquets. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Palla larga in profondità. Prova a tagliare sul secondo palo. Prova la conclusione aerea. Ha fallito una clamorosa occasione. Non gli è mancata la caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Iniesta. Jordi Alba prova a metterla subito in area. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Allarga sulla fascia. Si alza la bandierina, fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Spingere sulla corsia di destra. Effettua un cross dalla tre quarti. Bella palla ad allargare il gioco. Intercetta il passaggio, pericolo. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è fallo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Trova il compagno in ottima posizione. E hanno sfiorato il gol.
in ottima posizione. La butta in mezzo. Neymar prova la giocata nello spazio. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Vuole la profondità. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Cross. Pallone verso. Ottiene un buon calcio di punizione. Prova il filtrante. Piqué. Rakitic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Messi. Piena, il portiere si oppone. Occasione sprecata. Messi decide di battere colpo. Mascherano con il lancio in avanti. Tocco morbido. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Colpisce il pallone. Ma doveva metterla dentro qui. Colpisce di testa. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Può concludere. E c'è il gol del Benfica. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Sono di nuovo in vantaggio. Ora devono cercare di resistere. Bella rete di passaggi. Luis Suarez non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La sua palla interrompe l'azione. La mette dentro. Kroos non trova nessun compagno. C'è Gaetan, prova la giocata nello spazio. Palla intercettata. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Sergio Busquets. Mancano pochi secondi alla fine. Gaetan cerca il passaggio profondo. Ci prova di testa. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro.
Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. E passa! Può calciare la rete! È un grande riflesso qui! Che cosa ha fatto Nico Gaetan? È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Possiamo considerare chiusa la partita. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La mette in avanti. E l'arbitro dice che può bastare. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Luca, ti aspettavi una rimonta così? Questa è una vittoria che vale doppio. La capacità di recuperare lo svantaggio e ribaltare la partita darà una grande iniezione di fiducia alla squadra anche per il proseguo della stagione.